Benvenuti alla 22ª puntata di Osservatorio Sportivo. Anche questa sera con il collega Rino Pitanza, che saluto, affronteremo diversi argomenti, non soltanto calcio, ma come vi abbiamo mai abituati dall'inizio di questa stagione con Osservatorio Sportivo, affrontiamo anche tante discipline che sono cosiddetti sport minori, ma che poi di minori non hanno proprio nulla. Come sempre. E c'è una sorpresa anche perché ci stiamo avviando alla bella stagione, anche se oggi un'altra giornata uggiosa, comunque. Credo che ormai l'inverno, Vabbè, domani marzo prima giornata di comunque, primavera, tra marzo è l'altro, pazzerello. ma marzo è pazzerello e quindi è giusto pensare anche già al mare, no? Però come copertina la voglio dedicare anche questa settimana a una disciplina che sta regalando tantissime soddisfazioni. Ieri domenica la Fortitudo, mi riferisco alla Fortitudo, Moncada Grigento non ha giocato perché osservava il suo turno di riposo nel torneo di A2, ma ha recuperato in settimana la sfida contro una delle corazzate, tra l'altro condotta da un ex coach della Fortitudo, Franco Gianni, cioè il Torino, una vittoria convincente ma anche schiacciante nel punteggio, no? Perché a un certo punto la Fortitudo poteva anche stravincere la partita. Ne parleremo con uno dei protagonisti, o forse il protagonista principale, perché in 7 minuti ha messo a segno 6 bombe. Ormai ci sta abituando troppo bene. Lollo Ambrosin, benvenuto. Buonasera a tutti, Allora, i grazie. numeri tuoi sono impressionanti, no? Tranne un'eccezione di una partita che adesso non ricordo quale, sei andato non soltanto in doppia cifra, ma con numeri impressionanti, 37, 27, 29, 22 nell'ultima con Torino. Insomma, sarà difficile Lollo Ambrosin che rimanga ancora in A2 il prossimo anno. Bisogna vedere, è lunga, la stagione non è finita, bisogna finire intanto molto bene con la squadra, questo è l'obiettivo. Poi del futuro si vedrà più avanti. Ecco, Noi la mia pensiamo al chiaramente era una presente. domanda provocatoria, è chiaro, ancora un po' Assolutamente. prestino, però è anche vero che questi numeri non passano inosservati. È una domanda benaugurante, diciamo così, ecco, Per però lui che lo giustamente, merita, per lui che lo merita perché è sicuramente, cresciuto notevolmente. Poi giustamente dice quest'anno. Lollo, pensiamo a finire No, bene questa stagione questo è chiaro e perché. poi se non lo avremo qua il prossimo anno ce ne faremo una ragione, ma sappiamo che se non sei ad Agrigento sei in Vedremo. altri lidi, diciamo, di categoria superiore, ecco. Ah, mai dire mai. Vedremo, Questo. vedremo. È Senti presto. Lollo, la partita con Torino è stata sofferta all'inizio, no? Quando Torino ha fatto prevalere anche tutti i centimetri, visto che comunque al rimbalzo andavano molto più forte. Poi voi avete sistemato qualcosina in difesa, siete diventati più aggressivi e malgrado qualche decisione arbitrale che ha lasciato un po' a desiderare, avete messo sotto una squadra che arrivava da una serie impressionante di vittorie, tranne quella in Coppa Italia con Cremona. Allora, devo dire che siamo stati molto bravi, onestamente, con l'energia del pubblico che ci ha aiutato tantissimo e con l'energia espressa proprio da noi. In questa gara siamo riusciti in parte a limitare Torino nella seconda parte di gara. L'inizio, devo dire che sono stati molto bravi, hanno giocato contro determinate nostre scelte e un po' abbiamo subito questa cosa qua. Poi successivamente siamo rientrati un po' con un parziale che, come dire, grazie all'attacco principalmente siamo riusciti a rientrare in partita e poi con l'attacco abbiamo messo anche energia in difesa e di conseguenza poi la partita è stata incanalata verso la nostra direzione. Senti, ho detto che qualche errore l'arbitro l'ha commesso, poi nel complesso mi è sembrata una buona direzione di gara, no? Ha utilizzato lo stesso metro, però c'è un episodio che ti riguarda, il quinto fallo, quello che hai subito, no? Tu hai preso una ginocchiata praticamente allo stomaco, se non erro. Bella forte, mettiamola così, sì. Sì, ho visto, infatti il pubblico è rimasto qualche secondo proprio con il fiato sospeso, ma Ansia. quello è un fallo? Allora posso dirti, l'arbitro penso sia uno dei mestieri più difficili, Quello è in fuori di determinati dubbio. momenti è molto difficile leggere la situazione. Come noi facciamo 1.000 errori, anche loro ne possono commettere, quindi forse fallo, forse sì, forse no, amen, è andata, abbiamo vinto e questo è l'importante. Rino. Anche perché senza gli arbitri Non si non si potrebbe potrebbe giocare, giocare, questo è No, il dubbio il mi è nostro rimasto motto. perché sembrava così dal vivo che fosse un fallo di sfondamento, no? Perché tra l'altro lui ha preso pure una bella È una bella ginocchiata, volta, sì, sì. una bella ginocchiata allo Assolutamente. stomaco. Però poi dico, abbiamo il diretto interessato, volevo capire un po' se. Ma stiamo bene, l'importante è che abbiamo vinto, questa è l'unica Ok, se ne cosa, esce in no? Ma maniera è giusto diplomatica. così. Diciamo Assolutamente. un ni, È giusto diciamo così. un ni. È giusto Penso, così. ok. Ecco, Così. tipo.
tipo come se ne escono gli interisti, dico, dal gol della Juve. Ma perché ci deve mettere sempre l'Inter? Sì, Milan, sì. Se Sparta piange a Atene, non scherziamo. Ride. Quindi. Fare domande a Lollo, beh, è diventato un po', diciamo, una ripetizione, però adesso, a parte gli scherzi... Ma perché lui ha la capacità di migliorare, infatti, partita dopo partita. Infatti, dico, ci si avvia adesso a un finale di stagione ancora più esaltante, partita dopo partita, per cercare, chissà, un'impresa magari di arrivare più avanti possibile. Ecco, come vi state preparando giornalmente, ma soprattutto mentalmente? Ecco. Allora, mentalmente noi guardiamo una partita alla volta. Questo è stato il mantra di inizio stagione. Noi dobbiamo pensare alla prossima partita, che è a Casale Monferrato, una squadra che viene da un buon periodo, dove comunque è un campo difficile dove vincere, e dobbiamo pensare a vincere questa. Poi Agrigento ha già mostrato negli anni che qui situazioni speciali avvengono, è vero. Perché è un posto speciale, è la verità. Quindi intanto pensiamo alla prossima, e poi chissà che ci riserverà il futuro. Anche perché il Palamoncata, dico, lo possiamo paragonare al Piave, al fiume Piave, cioè non passa lo straniero, cioè qui non vince quasi, tra virgolette, quasi nessuno, ma ultimamente nessuno fa punti. Devo dire, è merito del pubblico, anche, della società, anche, che ha creato un ambiente, una situazione veramente speciale dove giocare, che ci mette veramente in una situazione confortevole. Quindi è molto facile giocare con questa situazione qui. Senti, facciamo un po' di conti, no? Perché siamo all'ultima giornata della regular season. Sì. Intanto Casale ha perso con Milano, purtroppo, con sì. l'Urania, e Casale si sta giocando praticamente tutto per tutto per la salvezza. Quindi già partiamo dal presupposto che è una trasferta non insidiosa, ma molto insidiosa, no? Sì, questo assolutamente. Loro, ti ripeto, vengono da un periodo soprattutto positivo. Hanno fatto sì. degli innesti, hanno cambiato assetto. Quindi dovremmo essere bravi, siamo stati molto bravi in casa, abbiamo avuto tanta energia, dobbiamo cercare di trasferire questa energia anche in trasferta, dove è molto più difficile da fare, però si può fare. Ecco, anche per curare questo mal di trasferta, visto che da un po' che la Fortitudo in trasferta non riesce a portare a casa i due punti. Allora, in trasferta è sempre più difficile giocare, lo dimostrano le squadre che vengono al Palamoncada e che vincono veramente in maniera molto difficile e raramente. Quindi è la stessa cosa per noi in trasferta. Qui dobbiamo essere un po' più carichi mentalmente, probabilmente, e cercare di giocare come giochiamo in casa, ecco, questa è la cosa. Senti, la vittoria contro Cantù, la vittoria contro Torino, no? Che sono due super corazzate di questo campionato, non vi hanno forse resi sicuri che i vostri mezzi non siano così tanto inferiori a quelli che hanno speso una vagonata di soldi, no? Perché poi il budget della Fortitudo è un budget limitato, mentre quelli hanno medio speso basso, un po' di soldini, no? Allora, sono dell'idea di una cosa: vincere aiuta a vincere. Ok, sì, magari qualche sconfitta ti può aiutare, ma vincere aiuta a vincere. Vincere ti dà sicurezza nei tuoi mezzi, che puoi fare grandi imprese, e questo ce l'ha dimostrato questo campionato. Cioè, in casa abbiamo battuto Treviglio, Cantù, Torino, Piacenza. E dobbiamo cercare con Banoli, Cremona ci siamo andati vicini, molto vicini. Con Milano abbiamo parlato di quella beffa del possesso palla agli ultimi secondi. Dobbiamo semplicemente avere fiducia in noi, anche in trasferta, questo. Senti, chi ti ha fatto i complimenti alla fine della partita di Torino? No, a parte tuo figlio, che salutiamo, ciao Lorenzo. E devo dire, veramente tanta gente, ho apprezzato tantissimo il calore di questo posto, che è incredibile. E come giocatore ti fa un piacere immane sta roba qui, e ci aiuta, non solo me, tutta la squadra, ci sentiamo a nostro agio, è un pubblico che ci fa giocare bene e spero di vederlo sempre più numeroso, come sta succedendo. Hai avuto modo di parlare con Gianni quando è finita assolutamente. La partita? Perché Gianni a un certo tempo. Punto si è messo le mani ai capelli perché tu hai fatto 6 bombe nel giro di 5 minuti, hai praticamente spaccato l'incontro con quella. Questo è merito della squadra che mi ha cercato in quel momento lì, ha visto che ero caldo, tutti mi hanno messo nella situazione ideale e poi la palla è entrata, questo può capitare a tutti. Tra l'altro ti posso assicurare che due conclusioni erano di una difficoltà impressionante. Cioè, grazie, è andata. A parte la bravura, quando deve andare bene va bene, a parte le capacità che indiscusse. Poi è anche vero che la squadra lo cerca molto, no? Sì, questo infatti. È anche vero. E possiamo sottolineare anche la prestazione super di Cosimo Costi. Assolutamente. Cioè, Cosimo Costi è stato straordinario. E forse anche la prima partita ottima che ha fatto al Pala Nicosia, Francis, ha fatto 16 punti, ma tanta qualità. Assolutamente. Poi, sai, Deshaun, come dire, ci dà quasi al 100% ogni partita in difesa, è sempre quello che marca il giocatore più pericoloso,
lo distrugge marcandolo ogni volta. E in attacco magari è un po' più alternato, magari ha fatto partite con un po' più punti, partite con un po' meno punti, però anche così, senza far sempre tanti punti, ci fa la differenza, ecco. Va bene, Rino, hai altre... Una curiosità così che mi è stata anche chiesta, diciamo, ma la curiosità è anche mia. Non è che tra di voi, quando siete in campo, con gli avversari, dico, scappa qualche parola di troppo, eccetera, come nel calcio, cioè, come a parte che si vede, dico, se c'è, ma esiste qualche cosa per provocare, per... Penso in ogni singolo sport, almeno di squadra, o anche nell'individuale. L'agonismo parte e quindi può succedere, questo 100%. Ok, poi ovviamente finisce tutto. Sì, dopo al fischio della sirena, visto che siamo tutti amici. Il terzo tempo con Torino è stato all'insegna del fair play, vi siete fatti i complimenti a vicenda. Allora, poi. Deve essere così, poi, ogni partita deve anche essere perché, così. Torno a ripetere, la presenza già di Ciani era una sicurezza che la partita andasse tranquillamente. Sì, ma non solo. Noi abbiamo avuto Torino, una squadra sia Simone Pepe che Tommaso Guariglia, che sono due ex compagni di squadra che hanno giocato qui ad Agrigento. Sì. Quindi... Beh, però Pepe quel vizio un po' di... No, ma Simo beh, provocare il pubblico... No, cognome, non il cognome è... lo porta. Ecco, cioè. Infatti, mette sempre un po' di Pepe, dai. Simo non è, come dire, provocare il pubblico. No. Lui semplicemente è super competitivo, odia perdere a tutti i costi e vuole vincere. Quindi lo conosciamo, ci ha fatto vincere tante partite qui da Agrigento e sappiamo com'è. Sì, e poi complimenti a Guariglia perché mi sembra molto migliorato, al di là del fatto che ha fatto anche un'ottima partita, però mi sembra molto migliorato rispetto a... Anche lui ha fatto diverse esperienze, ha fatto un anno di Lega 1, ha fatto società in Lega 2 dove è arrivato in semifinale per la promozione in A1, quindi sono esperienze che ti formano molto. Sì. E si vede che è più maturo. Ho notato che è molto maturo e molto maturato. Va bene, Lollo, grazie per essere stati con noi, grazie naturalmente alla Fortitudo, so che avete anche qualche seduta d'allenamento, quindi ti lasciamo libero e grazie per essere stati con noi e naturalmente speriamo di tornare da Casale Monferrato con altri due punti per vedere un po' di piazzamento migliore in questi playoff. E cominciamo un altro discorso. E poi iniziamo un altro discorso. Grazie. Va bene. Grazie. Allora, pubblicità e poi parleremo di un altro sport che già vi ho preannunciato.
Allora, seconda parte di Osservatorio Sportivo, siamo alla puntata numero 22 di Strada, ne abbiamo fatta, Rino, da quando abbiamo cominciato in quel di settembre. Siamo in compagnia adesso di Giacomo Maiorini e parleremo di uno sport, come ho detto, ormai siamo in tempo di mare, di windsurf, giusto? Sì. Dico bene. Ciao windsurf. A tutti, sì. Allora, intanto benvenuto. Diciamo che si parla di questo sport prettamente quando arriva la bella stagione, no? Però è anche vero che durante il periodo invernale ci si allena. Sì, 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 assolutamente sì. E naturalmente per chi si avvicina a questo sport si inizia solitamente in primavera o in estate, perché le condizioni marine lo permettono, perché la temperatura c'è più sole, c'è più caldo. Però quando poi si migliora e ci appassiona si comincia ad uscire anche in inverno. Naturalmente ci attrezziamo di mute da 6 mm, 5 mm, comunque abbastanza calde per affrontare il freddo invernale. Senti, com'è la situazione in provincia di Agrigento, ad Agrigento città in particolare? Allora, il windsurf è sicuramente uno sport un po' di nicchia. Però devo dire che specialmente dopo la pandemia tantissima gente si è avvicinata agli sport individuali e abbiamo avuto anche parecchie richieste di corsi, di gente che ha iniziato a fare windsurf. E la situazione devo dire che è molto molto buona. Specialmente parecchi bambini ci seguono al Club Nautico Punta Piccola, dove in estate, in primavera facciamo le attività sì. Di scuola di windsurf, ma anche scuola di vela, di cui si occupano i miei colleghi. E devo dire che è una situazione veramente migliorata tantissimo, specialmente dopo la pandemia, forse perché molta gente si è avvicinata. Ecco, questa non è la prima volta che lo sento dire, e lo sento dire anche per diverse discipline. Lunedì scorso con il karate, no? Con le arti marziali in generale, c'è stato questo aumento. Generalizzata dopo, è un modo anche forse per sfogarsi dopo tanto stare a casa, no? Probabilmente sì. Poi c'è anche il fatto che probabilmente molta gente stando a casa per 2 mesi si sta lì online, magari su YouTube, a guardare un po' di cose e allora ti spunta un video di windsurf così come di qualche altro sport individuale e allora cominci a riflettere e dire ma magari appena finisce questa pandemia lo provo anche io. E in effetti devo dire che le richieste sono aumentate, sì. Senti, prima di passare la parola al collega Pitanza, quando senti dire la parola mare, no? Sì. Cosa che pensi? Vita. Il mare per me, ma penso che per tutti quelli che nasciamo vicino il mare, è qualcosa di fondamentale. Cioè, molta gente, per esempio, durante la pausa lavoro nelle nostre zone ha quella fortuna di poter andare un'oretta al mare, vicino al mare a prendere un caffè. E ti dà quel senso di libertà, di aria pulita. E per me è qualcosa di molto importante, ma penso che lo sia veramente per tanta gente. Il mare è salute, sì. Ma chiaramente anche difesa dell'ambiente, no? È chiaro, difesa delle spiagge, delle nostre spiagge, che in questo momento non è che siano in buonissime condizioni, però ci sta. Però io apro la parentesi e vedremo anche delle immagini che ci ha inviato il responsabile di Mare Vivo, Claudio Lombardo, dove purtroppo ieri, in una zona bella della nostra provincia, cioè Portopalo di Menfi che è da 25 anni che c'è la bandiera azzurra, la bandiera blu. Purtroppo ieri, a causa anche degli scarsi controlli che ci sono, alcuni hanno cominciato a scorazzare con le moto. Vediamo le immagini. Giacomo, dopo aver visto queste immagini, no? Uno che è amante del mare, uno che lo difende il mare, perché tra l'altro ci lavora con il mare, sì. Cosa pensa? Beh,
Ognuno diciamo che ha la sua passione, certo magari con le moto si potrebbe andare in zone di montagna piuttosto che in spiaggia. E, sicuramente il cercare di mantenere le spiagge della nostra costa pulite dovrebbe essere un impegno da parte di tutti, perché abbiamo questa risorsa così, così bella che andrebbe veramente curata. E poi posso dire che nel mio caso il mio sport, cioè la mia passione, di positivo ha che non inquina assolutamente, quello, anzi quello è chiaro. Non è a motore ma sfrutta il vento. Sì, sfrutta il vento, quindi la vela è il motore e il vento è la benzina, diciamo, no? Quindi stai a contatto con la natura, mare, vento, onde, sole, d'inverno anche la pioggia e anche un po' di freddo, però ti fa apprezzare tanto. Senti, c'è la sensazione che negli ultimi anni, no, il vento sia più costante nella nostra provincia? Ci sono dei pareri... Perché è una cosa che mi hanno chiesto, mi hanno domandato molte persone, no? Che c'è questa sensazione che il vento sia più costante sia d'estate che d'inverno. Che è una cosa buona questa. Ma per uno sport sicuramente. Sì, sì. Per come noi la stiamo parlando, certo. Per noi sicuramente è buono. Sì, è vero, però c'è anche da dire che abbiamo più spesso, rispetto ad anni fa, delle giornate, diciamo, tempestose, cioè delle giornate improvvise di vento fortissimo, accompagnate magari da pioggia. Prima magari se c'era una previsione di una determinata intensità di vento, la giornata era quella. Quindi il clima sta cambiando anche da noi, devo dire che a volte vediamo delle giornate un po' strane. Senti, e a onde come siamo? L'altezza delle onde? Allora, l'altezza delle onde, in estate molto spesso il mare è abbastanza piatto, abbiamo più che altro venti termici. Le onde comunque in media da noi, anche nelle mareggiate più grosse, quelle invernali, non superano mai i 2, massimo 3 metri. Non siamo sicuramente nell'oceano dove... Chiaro. Certo, è chiaro. Dove ma immagino che qualche volta fuori ci sarà andato, no? Sì, per... sì, certo, certo. Poi quando... Chiama questo sport... Quando la passione ti prende, sì... Una volta nell'oceano almeno bisogna andare. Sì, 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 sì. Ho girato Canarie, Portogallo... Ecco, le Canarie sono uno... come le Azzorre mi dicevano pure che... Anche, sì. Alle Canarie c'è una spiaggia che è considerata tra le più ventose del mondo, che è la spiaggia di Pozzo, Gran Canaria, dell'isola di Gran Canaria. Gran Canaria, sì. E quindi sì, poi lì chiaramente nascono campioni perché ci sono le condizioni adeguate. Beh, certo, per allenarsi, certo, veramente ogni giorno. Si può allenare, le Canarie hanno 7 isolette. Sì. Gran Canaria. Dino, allora, sì, perché poi devo chiedere una cosa. Solita curiosità mia, sì. Perché guardando tutte le discipline sportive di mare, diciamo, la vela, il surf, la canoa, sì, tutto questo, è chiaro che il mare ti mette serenità, ti mette tranquillità, ti mette voglia anche di guardare queste discipline sportive. Ecco, chi è su una tavola, dico, ha quei momenti di gustare questa serenità, perché comunque si fa fatica, dico, ad andare sulla tavola di surf, dico, forse c'è più serenità in chi guarda che chi è sulla tavola, perché insomma deve fare determinate cose che, certo, costano fatica, dico. Però è bello anche trasmetterla questa, sì, questa positività. Sì, sì, sì. Allora, io penso che nella fase iniziale, quando si esce in condizioni per imparare, quindi col mare piatto e brezze di vento molto leggero, quindi si gusta di più perché il pericolo è ridotto al minimo, no? Quindi sei lì, ti godi, anche la caduta... Ridi, ti fai una risata e riparti. Quando le onde cominciano quando, ad alzarsi. Sì. Quando, certo, con gli anni migliori e cerchi di affrontare condizioni altre di mare situazioni più impegnative, sicuramente mentre sei in acqua sei un po' più concentrato, quindi più concentrato a cercare di evitare di essere frullato da un'onda oppure di atterrare male un salto e poterti fare male, quindi... E te la godi lo stesso, però sicuramente sei più concentrato anche sullo stare tranquillo e non farti male, insomma. Soprattutto. Allora, prima di lasciare ai suoi impegni Giacomo Maiorini, una domanda d'obbligo. Noi lo facciamo sempre, no? È un po' come fare i conti in tasca. Sì. Per praticare questa disciplina, quanto occorre?
Partiamo da un minimo intanto. Come budget? Come o budget, sì, sì, budget una famiglia che vuole iscrivere il proprio figlio a... Ah, allora, iscrivere un bambino, allora diciamo che noi proponiamo diverse formule. Ci sono i corsi di, specialmente per i bambini, c'è la formula del corso di gruppo, quindi ci sono bambini in gruppi di 4, massimo 5, e lì siamo in un costo che si aggira attorno ai 100 euro, e poi inclusa la tessera che viene rilasciata dal club nautico, la tessera FIV. Mensili, questo parliamo. No, per corso. Ah, al corso. Ah, okay, ok. Alla fine del corso, poi se si decide di voler continuare, si può rinnovare un altro corso. Sì. Un corso di quante lezioni è composto? Sono 6 lezioni, sono 2 ore a lezione per quanto riguarda i corsi di gruppo per i bambini. Okay. L'altra formula che proponiamo è il corso individuale. Il corso individuale è più indicato per gli adulti, perché i bambini amano anche stare in compagnia. Sì, sì, questo è vero, quindi giocano. Giocano l'adulto forse vuole apprendere di più. È più interessato proprio all'apprendimento del... E per quanto riguarda il costo della tavola, oppure lo fornite voi? Noi forniamo tutta l'attrezzatura necessaria, inclusa nel prezzo del corso. Okay. E abbiamo attrezzature che accontentano tutti, cioè nel senso che permettono sia le vele piccoline per i bambini a partire da 6 anni a salire, sia le vele più grandi per gli adulti. E poi in seguito, se una persona si appassiona e volesse acquistare un'attrezzatura, io consiglio sempre di partire con un'attrezzatura usata. Si trovano con circa 600-700 euro un'attrezzatura che ti permette di iniziare. Okay. Sono tavole, i tavoloni, quelli per iniziare, tavole con deriva. E poi con gli anni, se si migliora, si passa ad attrezzature più performanti. È accessibile, diciamo, tutto sommato. Sì, diciamo che è un almeno per cominciare, costi contenuti, per capire se poi bisogna continuare. Costi contenuti. Sì, poi naturalmente tengo a precisare che se uno vuole una tavola super performante, ci sono tavole anche da 2500 euro, chiaro, quello... solo tavola, mentre il prezzo che dicevo prima, 600-700 euro, intendevo un'attrezzatura completa per iniziare. Però poi chi vuole più performance, certo, chi più poi vuole anche, più i livelli che si raggiungono poi ti portano a migliorarti sempre. Certo, se noi io e tu andiamo noi andiamo a nuoto, dai. Se tu sai nuotare ci facciamo una nuotata. Non so nuotare, questo è un... Allora guardi dalla spiaggia. Guardo dalla spiaggia, io sono più sicuro quando sono in spiaggia, oppure quando l'acqua arriva alla vita. Arriva il classico ombelico. Dopo che si va alla vita un po' di tentennamento. Se no. Grazie a Giacomo, vuoi aggiungere? Certo. Sì, volevo aggiungere solamente una cosa. Noi proponiamo un evento che si svolge ogni anno a giugno, si chiama Windsurf Day e Vela Day. Sono 2 giorni che sono completamente dedicati a queste 2 discipline sportive. E c'è la possibilità di venire a provare gratuitamente sia il windsurf che la vela. Ancora non è stato stabilito per quest'anno la data precisa. Comunque, però, se volete, ce la fornirete, certo, sì, è chiaro. Sì, potete seguirci nella pagina Instagram Scuola Windsurf CNPP San Leone e da lì avere le info per poi questo evento che si svolgerà a giugno. Va bene, allora noi lanciamo un monito a casa: se avete bambini, soprattutto bambini che vogliono divertirsi, siamo in tempo ormai di mare. Manca poco, quindi il windsurf potrebbe essere una giusta valvola di sfogo dopo tanti mesi di studio, no? Ecco. Perfetto. Esatto. Grazie Giacomo Maiorini. Grazie a voi. Allora, grazie. Prima di passare al calcio, passiamo subito al calcio, tra l'altro il prossimo ospite con cui parleremo esclusivamente di calcio, vogliamo fare gli auguri perché ieri, 90 anni di storia, compiuto 90 anni l'Empedoclina è stata promossa. Vediamo cosa è successo naturalmente a fine gara, festeggiamenti dovuti e poi ne riparleremo, certo. Andremo nel dettaglio. Allora, Empedoclina, poi pubblicità. Scusate, ma la capolista è se ne va, e se ne va,
Allora, avevo detto che parleremo di calcio, siamo con Tonino Cusumano che è il responsabile del Favara Academy, naturalmente stiamo parlando di giovanissimi che poi vengono dati così un po' a tutte le società della provincia e non solo, perché mi sembra che qualche bella soddisfazione te la sei tolta. Intanto ciao, buonasera, benvenuto. Buonasera, grazie del... Diciamo che vogliamo rendere omaggio, fare un applauso all'Empedoclina che è stata protagonista di una bella cavalcata. Ci sono stati momenti anche difficili in questa stagione, però ecco, ha festeggiato i 90 anni proprio in comitanza con la promozione, ritorno quindi in promozione. Partiamo allora dalla promozione, facciamo ormai il sunto della promozione, poi parleremo naturalmente del campionato che ci riguarda più da vicino. Sì, allora come promozione intanto abbiamo diversi servizi, quindi perché... Allora intanto facciamo il quadro del preparativo e poi lanci tu stesso i servizi. Perfetto. Perché tanto li prepari tutti tu, quindi... Anche perché siamo nella fase, diciamo, finale della stagione, già cominciano ad arrivare i primi verdetti, anche se in promozione c'è solo, nel girone che noi seguiamo, nel girone A c'è solo la matematica retrocessione del Marsala, mentre in vetta playoff e playout è tutto ancora da decidere. Il Castel Termini che ma pure a Campofranco pure. Sì, ne parleremo, ieri, ne, parleremo stato... ne parleremo, infatti ci siamo sentiti ieri con Tonino, mi chiedeva come fosse finita la partita. Ne parleremo a momento. Questa è la fortuna che ha portato Osservatorio Sportivo. Ma sicuramente, finora dico abbiamo un po' portato fortuna a tutti. Certo. C'è stata festa ieri in a paese. Chi vince? Ma normale, ormai non ci si esalta più di tanto, perché adesso la tua risposta mi è sembrata un tifoso della Juve a Torino, va normale, vinciamo sempre. Ok, torniamo in promozione. Il Castel Termini, dicevo, ha fatto la sua di gara vincendo con l'Iccarenze 3-1 in rimonta, perché il Castel Termini fa la corsa sul Gemini, che è stato sconfitto per 2-0 nel classico, ecco, nel classico ormai della montagna con il Camarat. Abbiamo i due servizi che adesso tra un po' li lanciamo, mentre il big match era San Vitolo Capo Folgore Castelvetrano, la Folgore era capolista, sia il Fulgatore che il Camarat speravano almeno in un risultato non così positivo e per invece il Castelvetrano, la Folgore ha salutato è tutti. Andato a vincere 3-0 fuori casa, mancano due partite, quindi 6 punti a disposizione e i punti di vantaggio sono 3 e domenica c'è forse la gara, diciamo, conclusiva, dove o il Castelvetrano vincendo, perché c'è Folgore Camarat, vincendo potrebbe mettere il sigillo al campionato, o il Camarat potrebbe riaprire il tutto nel caso andasse a fare risultato pieno. Prima di, diciamo... No, voglio subito chiedere qualcosa, sì, a Torino, ecco, perfetto, su questo campionato. Lui sai voi tutto, quindi... Conoscitore, Jenny, no, io Camarat, naturalmente spero tanto che il Camarat domenica riesca a vincere il Vetrano, perché c'è un mio caro amico, tra l'altro un mio concittadino, Francesco Fanare, che allena il Camarat, quindi faccio il tifo. L'abbiamo avuto ospite. Faccio il tifo per lui. E c'è anche Toto Vaccaro, c'è Marchica, c'è Bamba, tra l'altro ma c'è molto Favara. Diciamo che quest'anno, siccome Francesco conosce bene anche i ragazzi di Favara che hanno militato sia nel Pro Favara che in altre squadre della provincia, ha fatto bene a portarle in montagna e stanno facendo davvero un bellissimo campionato. Come dicevo, io spero che vinga il Camarat, tra l'altro, come ho detto, per Francesco, ma credo che il Castelvetrano domenica vincendo a San Vitolo Capo, penso abbia che ipotecato, perché il San Vito è una squadra che ambiva anch'essa a vincere il campionato, certo. Scontro diretto 0-3 senza discussione. Dico che il Camarat sarà con una Folgore in 10 uomini dal ventesimo addirittura, quindi ormai poi nelle ultime giornate, facendo anche il calciatore, l'appetito mi è mangiato, nel senso chiaro, che c'è una mentalità che guardi sempre all'obiettivo, poi trovi squadre magari un po' titubanti, gli dà il colpo di grazia finale. Io qualche settimana fa ti avevo detto questo, no? Ho detto la Folgore mi sa che ha cominciato a vincere, mi sembra la squadra, poi c'è anche il blasone rispetto alle altre, no? E quello ogni tanto fa pure la differenza, no? Ma sì, perché la pressione, Castelvetrano, come sappiamo, negli anni è sempre stata una squadra che ha fatto la Serie D negli anni passati, negli anni d'oro, poi tantissimi anni in eccellenza, è una piazza che ha fatto sempre calcio e sicuramente
sanno benissimo come poter concludere un campionato e anche vincerlo. Senti, questa lotta tra Agrigentina, invece, per non sprofondare, tra Castel Termine, che adesso ci ha preso anche il gusto nel vincere. Sì, no? ho visto tra l'altro che il Gemini domenica mi sa che gioca in casa col Partinico, è una partita facilissima. Il Castel Termine è lanciato perché a dicembre con Giovanni Comito, che è un mio grandissimo amico, ha preso quei giocatori che hanno la fame giusta per tirarsi fuori, e il Gemini non deve assolutamente cercare di perdere qualche altro punto, perché Castel Termini è sicuramente in una per ora mentalità. Poi sono più abituati, secondo me, anche. Ma sì, perché negli ogni anno lottano sempre. Ma poi c'è anche il pubblico a Castel Termini che spinge in maniera. Io spero che il Gemini si salva, perché tra l'altro ci ho giocato e conosco la piazza, e Gemini merita forse qualche cosa in più. Però dico, quest'anno sicuramente hanno avuto qualche piccola difficoltà, però spero tanto che si salvi direttamente. E poi Castel Termini, vedendo anche le squadre che ha sotto, dico che anche se arrivasse ai play-out non avrebbe assolutamente, penso, problemi a salvarsi. Come sono combinati in questo momento? Una disamina perfetta, quella di Tonino Cusumano. Praticamente il Castel Termini ha una sola partita da fare, perché è l'ultima riposa, il Gemini ne ha due, quindi al Gemini basta matematicamente un punto per essere salva direttamente rispetto al Castel Termini. Castel Termini domenica prossima gioca a Marsala, già retrocesso, e qualora, ci auguriamo, non ce ne vogliono gli amici di Marsala, il Castel Termini vincesse a Marsala, ha la matematica certezza di fare play-out in casa, che con i due risultati non è cosa da poco. Io direi... Allora, vediamoci questi due servizi. Paolo, sì, mandare Castel Termini in carenze, poi magari torniamo in studio, parliamo qualcosa del derby e poi ci rivediamo le immagini. Castel Termini in carenze. Sì, anche oggi una bella partita. Stiamo continuando verso quella che è la nostra direzione. Per quanto riguarda la salvezza diretta, è molto difficile, perché al Gemini manca solamente un punto in due partite. Noi siamo proiettati lavoriamo per fare i play-out in casa. Se dovesse venire qualcosa di più importante, però la salvezza diretta, che ben venga, insomma. Parlare dell'anno prossimo ancora, secondo me, è un po' presto. Intanto bisogna salvare la stagione, considerato il fatto che 3 mesi fa questa squadra era ultima in classifica, spacciata, retrocessa. Adesso si è presa il diritto di poter fare una finale play-out, e quindi di salvarsi. È veramente un qualcosa di importante. Prima salviamoci e poi, insomma, vedremo il da farsi, ma non solo per quanto mi riguarda, dico, ma anche per i ragazzi, perché questa squadra da dicembre ha dei ragazzi importanti, ha gente abbastanza valida, e quindi sicuramente qualcuno sarà ambito da squadre di categoria superiore, magari sarà difficile tenerlo. Però ti ripeto, al momento il nostro obiettivo è puntare tutto sulla salvezza, non distogliere l'attenzione da quello che è il nostro cammino, insomma. Allora, abbiamo visto anche questi gol, adesso facciamo... devi aggiungere qualche altra cosa? Sulla promozione abbiamo accennato, dico, il derby della montagna è sempre una giornata di festa, è una giornata che comincia già mesi e mesi prima. Quest'anno è andata bene al Camarat, entrambe le volte, si è andata di ritorno, 3-2 mi pare, 3-1 al 3-2 al a San Giovanni, poi ieri 2-0. Al solito Coris, Fottò, famiglie divise temporaneamente per 90 minuti, famiglie divise da un lato o dall'altro lato. Poi ovviamente siamo nella zona dove il marciapiede di destra appartiene a un comune. Perfetto, c'è il bar, non per fare pubblicità. Sì, c'è un bar, c'è il bar Sicilia, che ha l'ingresso a Camarata, i tavoli sono a San Giovanni. Per chi ci ascolta e non sa proprio la location, non è una battuta, ma è proprio così, perché c'è il fiume. Sacrosanta verità.
Quindi è stata una festa di colori, una festa di cori, una festa di sfottò, una festa... Ma tutto all'insieme. Ma alla fine si era tutti insieme, anche dopo la partita, musica, eh beh, quello, questo discoteca, è quello che vogliamo eccetera, sempre eccetera. Vedere. Certo, il Camarat ne esce bene perché ha vinto e spera ancora nella promozione, il Gemini ne esce battuto. Diciamo che le ambizioni erano diverse. Erano anche questo è vero. Però ho visto un Gemini che ha lottato per 90 minuti. Senti, prima di passare al campionato di eccellenza, chiudiamo anche la parentesi cominciata con l'Empedoclina della prima categoria per capire un po' come è andato. Perché prima di... Sì. Oggi ti sto facendo stravolgere. Assolutamente, non, anche perché non abbiamo una scaletta, quindi noi andiamo okay. così. Abbraccio. Prima di andare in prima categoria e prima di vedere le immagini del derby Camarat Gemini, della classifica ne abbiamo parlato, il prossimo turno c'è questo Castelvetrano Camarat che è fondamentale per il Castelvetrano per vincere direttamente il campionato e per il Camarat eventualmente non fosse così di posizionarsi in, una, in un posto ecco, che possa garantire più possibilità anche per una futura promozione. Il Castel Termini va a Marsala, poi sono di quelle partite che comunque vai sicuro a vincere, ma devi stare attento poi a farlo in campo. Sì, anche, esperienza, anche il Camarat, anche il Camarat ne ha pagato le conseguenze perché lì è andato a pareggiare, eccetera. Il nostro ospite ne sa qualcosa. Faccio un flash per quanto riguarda i capocannonieri della promozione. Abbiamo il nostro, tra virgolette, Totò Vaccaro del Camarat con 17 gol e poi una quaterna di 11, Angelo Ferrante, Giovanni Corso del Partinico Audace, Federico Nolfo, vecchia conoscenza del calcio dell'Accademia Trapani, e Mauro Russo del Città di Carini. Diamo due verdetti definitivi del campionato di promozione degli altri gironi. Girone B vince e stravince il Geraci con 5-0 ieri, quindi matematicamente è in eccellenza con 7 punti in più sull'Aspra. La stessa cosa nel girone C, il Messana, che è una squadra di Messina, vince 4-0 e matematicamente anch'essa è in eccellenza con 11 punti sul Belpasso. Molto combattuto, così come nel girone A, anche il girone D del mister Bianco. Mister Renato Maggio, non è stato un bel derby, ma si sa, sono così. I derby, caro Rino, vanno vinti, non ha importanza come si gioca. Io non ho niente da rimproverare, ragazzi, perché sinceramente hanno lottato, hanno onorato la maglia. Onore al Camarat perché sono stati bravi. E hanno mantenuto la classifica lì sopra e i 3 punti gli facevano molto comodo. Noi abbiamo giocato per non perdere, abbiamo giocato il derby come è giusto giocarlo. Nello stesso tempo siamo stati un po' sfortunati, però è questo. Nello stesso tempo mi voglio complimentare col pubblico di San Giovanni Gemini, ancora una volta ha dimostrato grande maturità e grande attaccamento di colore. Hanno tifato sia a Castel Termini che domenica e oggi, nonostante le sconfitte sonanti, hanno tifato fino al 100° minuto. Complimenti a loro. Ecco, è un pubblico che nelle ultime due partite servirà sicuramente per quel punto che manca per la salvezza diretta. Ma guarda, noi dovevamo archiviare la pratica 5 domeniche fa, però voi per un motivo, voi per un altro, voi per sfortuna, voi per bravura dell'avversario, ancora la pratica non è chiusa. Però sono convinto che domenica questo meraviglioso pubblico verrà a fare il 12° uomo in campo per far sì che portiamo a casa la salvezza. Mister Francesco Fanara, non è stato un bel derby giocato in campo, ma alla fine i 3 punti fanno comodo. Sì, sì, ormai non conta più, secondo me, il bel gioco e cose, contano i punti. Sapevamo che il derby è sempre una partita difficile perché da entrambe le parti ci sono ragazzi di Camarata, ragazzi di San Giovanni, quindi sapevo che era difficile. L'importante erano i 3 punti, come ho detto prima, e ce li prendiamo e ora festeggiamo stasera, giusto che festeggiamo, e da martedì pensiamo alla prossima. Ecco, domenica prossima forse vi giocate il tutto per tutto con la capolista Folgore, servono 6 punti e poi sperare. Sì, 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 con la massima tranquillità ci alleneremo martedì, giovedì, venerdì, sabato facciamo di finitura e domenica ci andiamo a giocare le nostre chance. Io sono fiducioso perché è una grande squadra, ragazzi che si impegnano, quindi sono abbastanza fiducioso. Andrea Messineo, capitano Gemini, oggi non è stata proprio una bella partita, ma alla fine è andata bene per i vostri cugini.
Noi intanto colgo l'occasione per ringraziare la nostra magnifica gente che, nonostante qualche risultato negativo nell'ultimo periodo, ci sostiene, ci acclama, ci incita dal primo al 90esimo, e gli voglio fare i complimenti. Ecco, adesso manca ancora un punto per la matematica salvezza, e con questo pubblico, dico, già domenica dovrebbe arrivare. Speriamo di archiviarla già domenica, pareggiando, ancora meglio vincendo davanti ai nostri tifosi e regalando una gioia a noi stessi, all'ambiente Gemini e soprattutto ai loro tifosi. Cosimo Panepinto, oggi non è stato proprio un derby da ricordare, però alla fine sono arrivati tre punti importanti che fanno ancora sperare nella vittoria. Sì, diciamo che non è stato un grande derby, però come sappiamo i derby sono sempre affascinanti, sempre belli, nonostante magari c'è stato poco gioco, però tutto sommato quello che conta per noi è stata la vittoria, sono arrivati tre punti fondamentali che ci proiettano ancora verso la vittoria finale. Sappiamo che ancora è dura, abbiamo un altro ostacolo da superare che è quello della Folgore, però noi ce la metteremo tutta e continueremo a dare il massimo come abbiamo sempre fatto sin dall'inizio, e poi quello che viene ci prendiamo. Allora Rito. Sì, ci ripromettiamo ovviamente la prossima settimana, una delle prossime settimane, di avere un ospite dell'Empedoclina. Di avere l'Empedoclina ospite, che ha vinto ieri a Branciforti per 1-0, e questo gol, questi tre punti in concomitanza con la sconfitta dell'immediata, chiamiamola inseguitrice, Real Suttano, che perde a Nicosia per 5-3, quindi i punti di vantaggio adesso sono 8, mancando due partite già matematicamente è così. L'Atletico Favara perde in terra ennese per 3-1, si mantiene un po' con qualche possibilità di fare i playoff, però deve vincere le prossime due e sperare in qualche risultato nelle disgrazie altrui. La terza forza del campionato, il Don Bosco Mussomeli, vince a Castronovo, e in guai ancora gli amici di Castronovo per la salvezza diretta. Al momento farebbero i playout il Real Suttano contro la Sommatinese e la Don Bosco Mussomeli contro il Nicosia. L'Atletico Favara, che è una squadra agrigentina, deve recuperare 4 punti per accedere ai play. Lo chiediamo subito a Tonino, per lui li conosce, quindi. Sì, tra l'altro io avevo cominciato come allenatore all'Atletico, poi purtroppo per impegni miei di lavoro sono andato via. Sì, è difficile perché praticamente anche poi guardando, perché li ho seguiti tutto certo, l'anno, perché chiaro. Siamo rimasti veramente in ottimi rapporti sia con la dirigenza che con i giocatori. Qualche scontro diretto non è a favore, tipo contro il Nicosia e il Favara sugli scontri diretti c'è pareggio in casa e sconfitta fuori, poi anche con questa squadra Don Bosco 2000 ha vinto il Don Bosco sia a Favara sia fuori casa, quindi anche se arrivano a pari punti, diciamo che con gli scontri diretti diciamo uscirebbe fuori, però è una bella ma non impossibile, è una bella realtà fatta da tutti i giocatori locali, di bravi ragazzi che lavorano, poi la sera vanno ad allenarsi, quindi tutto quello che viene è tutto di guadagnato. Cioè, è stato un anno dove, ti devo dire, conoscendo e partendo con l'Atletico Favara, non ho visto grossissime squadre. L'Empedoclina, a cui faccio i miei complimenti, anche alla memoria di Marco Ferrera, che è stato il mio compagno di squadra, e tutta questa situazione si è creata anche intorno all'effetto Marco Ferrera, quindi sono contentissimo che una squadra della nostra provincia finalmente vada anche in promozione. E quindi devo dirti che le squadre, non ho visto grandissime squadre, la più attrezzata era l'Empedoclina, perché con Priolo, con Zeus avanti, con Ricco Bono, che erano giocatori che venivano da campionati di eccellenza. Eppure hanno dovuto cambiare allenatore pure. Sì, hanno cambiato, anche se il mio c'è andato Mercante, tra l'altro Angelo Mercante, mio ex compagno di squadra, anche che devo dirti che con Vignere non è che andasse male, un mio parere personale in maniera sorprendente, però il calcio è fatto fine, anche, bisogna però, capire un po' cosa società, a livello societario, appunto, non lo sappiamo, certo. Però è un campionato vinto in maniera meritata, netta, partendo primi dalla prima giornata fino ad arrivare a ieri, che hanno così matematicamente legittimato la vittoria del campionato. E domenica prossima c'è un Empedoclina Master Pro San Cataldo in casa,
anche senza pubblico, quindi ratificheranno. Sì, l'unica cosa, forse, l'unica è lo stadio. Lo stadio. Sì, è lo stadio. Però qualcosa mi dicevano in ambito amministrativo empedoclino, qualcosa si sta muovendo, quindi nulla di strano che il prossimo campionato di promozione gli empedoclini e gli sportivi. Oh, speriamo, sarebbe, anche, perché sarebbe, stadio, anche perché lo stadio è nuovo. Ma dico, qua sarebbe, stato inaugurato, sarebbe inutile, sarebbe inutile vincere un campionato e fare un campionato di promozione a porte chiuse, perché chiuse, sappiamo che le piccole realtà vivono di quelle 300, certo, 400, chiaro, 500 euro di ingasso che servono magari per andare a mangiare fuori casa, non dico sì, servono per arrivare all'altra domenica, è vero, perfetto, è vero, dico, vincere un campionato e non giocarlo in infatti, casa con il pubblico. L'Atletico Favara dovrà fare, per i motivi che dicevamo prima, i tre punti con il Castronovo, e quindi vedremo cosa succederà domenica prossima. Marcatori in prima categoria, la classifica, Luca Tomaselli del Real Suttano con 17 gol, Ernesto Lopresti dell'Empedoclina con 15, a seguire, adesso non so qual è il cognome perché Fam Serignem Diaye, comunque uno dell'Empedoclina ha fatto pure 13 gol. Sarebbe Zeus, trovo. Zeus, ecco, infatti. Sì, allora, sì, adesso parliamo del campionato d'eccellenza. Chiaramente ieri è stata una giornata, se non campale, ma quasi, perché nessuno si sarebbe aspettato il mezzo passo falso dell'Enna, ma soprattutto la vittoria dell'Acragas che è arrivata al 100° minuto su un calcio di rigore. Chiaramente bisogna ammettere pure che l'Acragas ha giocato in 10 per gran parte Barrera della sfida, per l'espulsione di Barrera. Un arbitraggio che comunque non è piaciuto nel complesso, tant'è vero che c'è stato il commissario di campo che a quanto pare alla fine ha avuto un colloquio proprio face to face, anche perché era un arbitro proprio forse alle prime armi, era proprio giovanissimo, però alla fine l'Acragas ha vinto, quindi questo è l'aspetto più importante. Questa lotta con l'Enna prosegue, chiaramente forse potrà proseguire anche dopo lo scontro diretto che ci sarà tra due settimane all'Esteneto. Voglio far parlare uno che a calcio ci ha giocato e che conosce queste realtà. Sì, diciamo che due prove fanno un indizio, nel senso che l'Acragas ha vinto due partite proprio al fotofinish, una contro lo Sciacca in casa e una l'ha vinta ieri contro il Gela. Anche devo dirti che il derby, essendo favarese, dico, e Corrino eravamo a Favara, non è stato assolutamente un bel derby. Molto tattico, vabbè, ci sta. Diciamo che è stato un po' l'episodio a decidere un po' la partita con un rigore dell'Acragas. Uno, secondo me, siccome ero messo in prospettiva, dico, ci poteva stare per il Favara, però diciamo, però l'Acragas, da come l'ha vista, da come l'ho vista nella metà del campionato, adesso è un po' in difficoltà, è inutile negarlo, perché fa fatica anche Castellammare, pareggio col Favara, episodio la ieri, la sconfitta col Marineo, che quella pesa moltissimo. A mio parere con l'Enna sarà una partita molto tattica, tatticamente molto preparata bene da entrambi gli allenatori, che sono due allenatori che non hanno bisogno di presentazione, però credo che sarà decisa da qualche singolo, sia da parte dell'Acragas che dell'Enna, perché ci sono giocatori. Senti, ma questa difficoltà secondo te da che cosa dipende? Perché ma in dipende, hai ragione, dipende anche non da, si gioca bene, questo è vero. Dipende dalla pressione della piazza, secondo me. Acragas è una piazza dove senti il peso della maglia addosso, perché tutti viviamo dell'Acragas di Lega Pro, dell'Acragas che deve andare per forza in Serie D, perché è capoluogo di provincia, quindi tutti si aspettano che l'Acragas esca fuori il più presto possibile da questa cosa. Ma non è così facile, tra dire e fare c'è sempre, certo, mezzo al mare. L'Enna, a mio parere, ha una squadra fortissima. Però anche l'Enna negli ultimi tempi va un po' a correre. Sì, perché c'è sempre trasferta. Anche contro la Nissa in casa ha vinto 1-0, ma soffrendo. Ma sono tutte squadre che lottano per la salvezza. Anche la Nissa adesso si ritrova imbelagata là sotto per non lottare. Cioè, la Leon Vortese è a 3 punti dalla Nissa, essendo quintultima. Adesso la Nissa rischia di andare a fare play-out.
Quindi anche il Castel Dacia è una squadra rognosa, chi arriva là ha trovato sempre difficoltà a fare risultati. E là che Castel non ha vinto il Castel Dacia. E quindi dico, le ultime partite non sono partite così facili, perché ci sono gli obiettivi stagionali. Vai fuori casa, il Castellammare deve per forza salvarsi. E non salvarsi. Sarà facile per l'Agricas domenica anche col Cus Palermo? Il Cus sì, il Cus è un'altra squadra che va a corrente alterna, fa risultato oggi, poi perde 5-0 fuori casa, quindi sono tutte partite trappole che l'Agricas, con la gente più esperta, deve cercare di fare sua, perché ormai siamo arrivati quasi... È una questione, secondo me, le ultime partite. Poi c'è anche l'argomento che riguarda Parsic, no? Perché ieri è stato schierato dopo un bel po' che non giocava. Una grande richiesta, dobbiamo dire, del pubblico. Non ha giocato, non ha offerto una prestazione, però è anche vero che quando uno arriva da un infortunio anche lungo. È difficile. Ha bisogno. L'Agras ha bisogno però dei gol di Parsic. Andiamo a vedere quello che è successo all'Esteneto con le dichiarazioni pure del tecnico biancazzurro Terranova. È chiaro che il primo tempo siamo stati palesemente in difficoltà, a volte anche in balia dell'avversario. Non siamo riusciti mai a recuperare il possesso, a ripartire. Abbiamo sofferto il palleggio del Gela, però credo che nel secondo tempo ho visto una squadra diversa, ho visto una squadra che ha fatto più corse in avanti piuttosto che andare a coprire all'indietro e quindi ad allungarci verso il basso. Credo che il secondo tempo l'Agricas abbia meritato ampiamente la vittoria. È un campionato che sta togliendo a tutti delle energie, soprattutto mentali, perché è un campionato equilibrato, un campionato che non si vedeva da un decennio forse così equilibrato, un campionato forte, e quindi chi riuscirà a mantenere la calma sarà la squadra che vincerà il campionato. Sarebbe da stupidi non crederci a 4 giornate alla fine o a 5 giornate alla fine prima di questa gara, quindi credo che, ripeto, ci sono delle difficoltà oggi oggettive nell'affrontare gli avversari, perché sia noi che l'Enna giochiamo, abbiamo un peso mentale in più rispetto agli altri. Gli altri giocano sereni, si, tra virgolette, si sparano la partita della vita, perché affrontare l'Enna e oggi l'Agricas è sempre una motivazione in più. Non è mai semplice un calcio di rigore, poi al 95esimo ancora più... più emozionante. L'ho detto ieri nel pre-gara, la prossima è il Cus, poi guarderemo le altre. Le partite oggi non finiscono più al 90esimo, non c'è più una partita facile, sono tutte partite difficili, perché la pressione mentale che in questo momento subiscono i calciatori dell'Agras è molto alta, quindi hanno solo un risultato e su quello devono giocare. Le partite, come si è visto, finiscono quando l'arbitro fischia. È un calcio di rigore all'ultimo minuto, pareggia, l'ultimo pareggio fatto fuori casa. E la giustizia, diciamo che continuiamo in questa battaglia, mancano poche giornate, speriamo che tutto vada per gli intenti che la società si prefigge. Stiamo parlando di una bella squadra, qual è il Gela. Il Gela ha manovrato benissimo nel primo tempo, ha mantenuto il possesso della palla. Tecnicamente non devo spiegare nulla in più che di quello che ha detto il nostro mister, dicendo che ha un tempo ciascuno, poi all'ultimo diciamo che quel calcio di rigore ha permesso di ottenere tutta la posta in palio. Allora, in attesa quindi di Agricas Enna, che dirà, se non la parola fine, diciamo che all'80% quella partita deciderà un po' le sorti del torneo. Cosa è successo invece a Favara ieri? Un Favara che in casa comincia a perdere un po' di colpi dopo la sconfitta con l'Agricas. Secondo me c'è anche la situazione mentale di dire, vabbè, siamo ai playoff ormai, diciamo, perché il Favara, ricordiamo che se... E arbitro della promozione, perché l'ultima c'è Pro Favara Enna. Avesse avuto la fortuna il Favara di vincere con l'Agricas in casa, il Favara si ritrovava quasi a poter vincere il campionato, e l'ultima giocarsela con l'Enna in casa sarebbe stato, diciamo, un quadro perfetto. Però perdendo con l'Agricas e poi avendo vinto con la Parnonval e con lo Sciacca in casa, e avendo quasi certezza matematica di andare a fare i playoff, perché poi
il Mister Meri aveva perso anche in casa contro il Mazzara, dico 5-3. Anche un po' di stimoli sono andati scemando. Però ieri il Mister Meri ha vinto 0-4 in trasferta. Sì, guardando un po', se torniamo una settimana, cioè, anche arrivare terzo è importante questo, sì, punto. Perché sicuramente la prima è in casa e poi... E non affronti Lenna o l'Akragas che arriva secondo, no? Come diciamo semifinale, poi... La finale, cioè, questo è chiaro, se si passa il turno. Se ci ricordiamo, quando abbiamo parlato lunedì scorso della giornata di ieri, cioè che Lenna andava a Casteldaccia, se ti ricordi abbiamo detto sì, attenzione, perché a Casteldaccia non è una partita semplice. No, infatti Casteldaccia in casa non... E infatti la sorpresa, non perde, diciamo... Non perde mai. Sì, la sorpresa che Lenna ha pareggiato a Casteldaccia non è poi così tanto sorpresa. E certo, lì l'Akragas si dovrebbe mordere le mani per quei 3 punti di Marineo, perché sono quelli che poi alla fine... Insomma, sì, il pareggio a Casteldaccia ci può stare, poi, così come quella a Castellammare, perdere col Marineo... Poi, come diceva Tonino, poi alla fine del campionato si compensa tutto. Metti la vittoria dell'Akragas ieri al 100esimo, l'altra vittoria con lo Sciacca all'ultimo, con la Nissa, non dimentichiamo, con la Nissa al 96esimo su un fallo laterale. Cioè, questi sono nove punti pesantissimi. Di contro c'è il discorso che l'Akragas a Castellammare aveva vinto la partita al 93esimo, ha subito il gol del pareggio. Per la compensazione. Diciamo andando ai numeri, all'Akragas mancano i gol del bomber, ecco. Guardando ai numeri, l'Akragas ha il secondo attacco del campionato dopo lo straripante Misil Meri, perché il Misil Meri quando vince fa una caterva di gol, quando perde le prende pure, quindi 74 alla gol Zeman, diciamo. Alla Zeman, 74 gol il Misil Meri, 5 gol in casa del Mazzara appena 7 giorni infatti, fa, e 51 gol fatti dall'Akragas, che ha la migliore difesa con 8 gol subiti. Ecco, questo è un dato importante, no? No, e a Favara ho visto un'Akragas molto quadrata, è venuta a Favara sinceramente per non prenderle, si vedeva dall'impostazione tattica pre-partita. E quindi sono venuto a Favara dicendo aspettate signori, noi oggi non perdiamo a Favara, quindi rimaniamo sempre, ed è riuscita bene la situazione, perché poi con il rigore ha vinto addirittura la partita. Però è una squadra forte l'Akragas, inutile, forse qualcosa si è rotto psicologicamente sulla finale di Coppa Italia contro l'Igea. Da lì sono iniziato. Da lì un po'... purtroppo c'è qualcosina, è successo, qualcosa è mancato. Però anche il rientro di Caccetta. Di Caccetta, questo... Caccetta è un giocatore che... gol pesanti. Ma io dico che i trascinatori di questo ultimo, di questo rush finale saranno Garufo e Caccetta, perché... Certo, sono quelli che hanno più esperienza anche di categoria superiore, quindi cercheranno di mettere tranquillità, magari a qualche ragazzino non faranno pesare le ultime giornate. Under, sì, però dico io, sinceramente parlando, vedo... Poco avvantaggiata è Lenna, poco, nel senso che ha giocatori per 7-11esimo, sono il Giarre che ha vinto il campionato due anni fa. Quindi tra Cocimano, Arcidiacono, è una grande squadra. Però l'Akragas, se riesce a vincere lo scontro diretto in casa, penso che poi riuscirà a vincere il campionato. Se pareggia, penso che Lenna sarà molto avvantaggiato. Secondo me Lenna ha 2 risultati su 3, pareggio e vittoria. Prima di questo scontro diretto, però prima c'è la prossima, domenica, dove sia Enna che Akragas incontrano due squadre che domenica prossima, proprio con le due capolista, hanno l'ultima chance, soprattutto il CUS Palermo, di arrivare un po' alla salvezza diretta, perché il CUS Palermo ha 23 punti e la salvezza diretta è a 28, quindi il CUS Palermo è condannato tra virgolette a vincere e sperare pure in qualche altro risultato, mentre l'Enna incontrerà l'Oratorio San Ciro e Giorgio, che al momento farebbe i play-out in quanto gli manca un punto per raggiungere il Castellammare, e la Nissa, come diceva Tonino, che è partita proprio con altre ambizioni e adesso si trova così. Tonino, marcatori vincono tutte e due? Sì, secondo me domenica sia l'Enna che l'Akragas riusciranno a vincere tutte e due. Marcatori dell'eccellenza, è un giocatore dello Sciacca con 15 gol ed è Domenico Mistretta, e poi c'è Fabrizio Monti del Casteldaccia, Salvatore Cocimano, che nominava Tonino prima, con 13 gol, e poi Gomez Koulibaly del Mazzara. Ok, Serie D. Sì, parliamo velocissimo al Catania, che è stato promosso con 6 turni d'anticipo.
con le immagini, diciamo, in sottofondo di Acireale Licata. Il Catania, semmai ce ne fosse, fosse qualche dubbio, ma ieri ha sancito matematicamente la promozione. Purtroppo con il Canicattì con 4-1, mentre la San Cataldese di mister Infantino ha vinto con il San Luca e consolida la propria posizione, è diciamo, un punto dai play a centro classifica, e ha raggiunto il Licata, la San Cataldese, quindi sono entrambi diciamo il Licata tre squadre, un posto per tre squadre, un posto per tre squadre, anche se il Trapani può ancora essere raggiunto perché i punti sono due. In zona retrocessione Mariglianese sembra un po' spacciata, Mariglianese che è il prossimo avversario del Canicattì fuori casa, il Cittanova ha ancora qualche speranza, mentre al momento Castrovillari, Ragusa, Real Aversa e Paternò farebbero i play-out. Tonino, questo Catania non ha bisogno più di parole, ecco. Catania è già pronto per la Serie C. Aveva una squadra fuori categoria. Tra l'altro dico che è stata una fortuna per il Canicattì affrontare il Catania, perché tra l'altro c'erano 5.000 persone e quindi è stata una fortuna per le tasche del Canicattì. Il campo era piccolo, altrimenti sì, Calcanissetta. Però è stata una bella festa, ho visto la partita in diretta, una bellissima festa. D'altro Catania merita sicuramente palcoscenici più grandi della Serie D. È normale. Il Canicattì è a 34 punti, a più 3 dalla zona playout, ma ricordiamo che il Canicattì deve recuperare una partita, credo, con la Vibonese, sospesa domenica scorsa per nebbia. I marcatori in Serie D, andiamo velocemente, c'è Nicola Scarella dell'Ocri con 14 gol, poi il Città di Sant'Agata schiera al secondo posto Vincenzo Vitale, e poi la coppia Tommaso Bonanni della San Cataldese e Tandara Madalin della Polisportiva Santa Maria Cilento con 10 gol. Velocissimamente, prossimi incontri: Catania con la Lamezia Terme, derbissimo Licata San Cataldese, e poi Mariglianese Canicattì. Bene, seconda categoria. Acceleriamo come al solito il girone A, che vedeva lo scontro tutto agrigentino, secondo e terzo, con Alessandria della Rocca Margheritese. Vince quest'ultima per 3-1 fuori casa. Il Bagheria stravince 6-0 col San Giorgio Vicari. Mancano due partite, c'è ancora questa rush finale: Bagheria 51, Margheritese 53, e Alessandria della Rocca sicuro di fare i playoff con 43 punti. Mentre nell'altro girone, tutto agrigentino, colpo di coda proprio in coda dell'Acquaviva, che vince con il Villalba e ha ancora qualche chance per la salvezza diretta, mentre l'Aragona vince 4-0 con il Vallelunga, approfitta del turno di riposo del Sera di Falco, porta a 5 punti di vantaggio a 2 giornate dal termine. Basta un pareggio all'Aragona domenica prossima a non so se si gioca sabato o di domenica. Si gioca sabato a Favara. Sabato, nonostante la concomitanza, diciamo, delle ultime due partite, normalmente non li fanno giocare, però se ci conferma Tonino che si gioca sabato. Gioca sabato. È un'occasione per andare a Favara sabato e vedere l'Aragona festeggiare, quindi a cui manca un punto. Terza categoria, girone tutto agrigentino, continua ancora il Burgio che vince con il Cianciana 4-1, lo stesso fa il Ribera con il Montallego 3-1, mancano 7 giornate al termine, ci sono 6 punti, il Ribera è favorito proprio per i 6 punti di vantaggio, però ne mancano ancora 21, è tutto da vedere. Mentre nel girone nisseno, diciamo, agrigentino, festeggia il Campofranco con una sonante vittoria fuori casa con la Mogela 6-1, il Bonpensiere fa il suo 4-2, quindi la classifica, diciamo, finale è Campofranco, che avremo ospite nelle prossime trasmissioni. Campofranco vince il girone, tra l'altro con un risultato, diciamo, positivo a Favara, con quel rigore al 90esimo, molto contestato, eccetera, però alla fine diciamo onoriamo, ecco, anche noi la vittoria del Campofranco con 38 punti, e al momento, senza al momento, i playoff sono Bonpensiere contro il Caltanissetta e il Campobello, attenzione che è una squadra molto tosta, il Campobello contro l'Amo Gela.
Il Campobello proprio con Angelo Paci ha il capocannoniere con 22 gol, il Dorica con Alessandro Lerete 20 gol e poi Ferdinando Di Leo del Campofranco 18 e Salvatore Sorce, classico nome e cognome di Favara, con 17 gol. Onore al Campofranco e merito. Auguri anche al Campofranco. Prima di chiudere, programmi per l'Academy Favara, si avvicina Pasqua, voi solitamente sotto Pasqua fate sempre qualche torneo? Sì, noi faremo vari tornei, ci accingiamo alla conclusione dei campionati regionali. Siamo sempre molto soddisfatti del lavoro che facciamo ogni anno, perché forniamo sempre del materiale umano al Pro Favara. Abbiamo la fortuna di avere una ragazzina a Sassuolo in Serie A femminile, Manuela Sciabica, che è in nazionale, ha fatto il gol alla Juve, tra l'altro. Ma noi viviamo solamente di queste cose. Fatto gol alla Juve, questa è la ciliegina sulla fatto gol alla Juve. Che regia! E poi quest'anno abbiamo dato due ragazze a Crotone, un 2008 che sì, Sorce e un 2007 Terrasi, che giocano con le giovani. Questa è la nostra più grossa soddisfazione. Mi fai aggiungere, Gaetano, che queste soddisfazioni, questi risultati vengono anche da persone che di calcio ne masticano, e lo masticano bene, non soprattutto e solo dal punto di vista diciamo agonistico e con il risultato dei risultati, conoscendo Tonino Cusumano, ma diciamo, il risultato e altri il loro, il risultato quindi più bello è quello di far vivere un sogno ai ragazzi. Non è semplice, quindi merito bene, grazie a Tonino Cusumano nella sua Accademia Favara. Rino, è tutto per questa 22ª puntata. A lunedì prossimo, sempre alle 22 sul canale 178 Teleacras Teleblea.